Pietraverano, Piedimonte Matese, Castello Matese, San Gregorio Matese, Cussano Mutri, Faicchio, Gioia Sannitico e San Potito Sannitico. Questi sono i comuni interessati al passaggio del rally della settima edizione. Ne approfitto per ringraziare tutti i sindaci che ci hanno supportato in questa edizione e ci hanno garantito la massima efficienza. Le prove speciali di quest'anno saranno 8, quindi praticamente abbracceranno sia la provincia di Caserta che la provincia di Benevento. C'è la prova classica del Matese, ormai a detta di tutti una prova che non ha niente da invidiare una prova del campionato del mondo. Poi abbiamo la prova a Cusano Mutri, poi abbiamo un'altra prova a Gioia Sannitica e abbiamo la prova, la super prova, la prova spettacolo di Piedimonte Matese di sabato sera che darà veramente spettacolo. E in più abbiamo un riordino, quindi dove le macchine saranno ferme per un po' a Faicchio, ed in più l'assistenza invece dislocata a Piedimonte Matese, così come la direzione gara. Invece per quanto riguarda il comune di Pietraverano avremo le verifiche tecniche e sportive che riguarderanno quindi la verifica sia delle documentazioni, dei piloti, delle macchine, anche l'aspetto tecnico delle macchine, e in più avremo il cosiddetto shakedown, cioè questa fase di test pre-gara dove i piloti potranno provare le macchine per vedere se tutto è ok, sempre nel comune di Pietraverano. Abbiamo 35 macchine, tra cui abbiamo dei piloti anche di caratura importante. Abbiamo Fabio Gianfico, ormai nostro inquilino, insomma. E abbiamo il primo anno che viene a Colino, un pilota del nord che con un curriculum di tutto rispetto e che diciamo è la prima volta che scende nelle nostre zone a correre, quindi speriamo di fare una bella figura. Poi abbiamo Antonio Pascale, nostro cugino di Cusano Mutri, con alle spalle comunque anche lui un bel curriculum realistico, e poi tanti altri amici. Per quanto riguarda le forze spiegate in campo, abbiamo più di 100 commissari di percorso, abbiamo 5 ambulanze tutte di classe A, quindi con medico rianimatore a bordo. Abbiamo 3 team di ricarcerazione, che sarebbero praticamente delle persone che in caso, speriamo mai, di incidente anche grave, sono pronti a intervenire per liberare pilota e navigatore dalla macchina. Abbiamo poi i carri attrezzi, poi abbiamo vario personale di vario genere ausiliare sulle prove per verificare se tutto è allestito correttamente, oltre poi l'aiuto della protezione civile, dei vari comuni, delle forze dell'ordine, dei vigili urbani, quindi veramente c'è uno spiegamento di forze massiccio. Veramente massiccio. A parte che è molto lontano da noi, però a prescindere da questo le prove sono molto belle. L'ultima che è stata, mi hanno detto, sostituita all'ultimo momento è per noi un po', se si può dire, incasinata, però dopo un paio di passaggi siamo riusciti a capire i vari innesti. Connubio perfetto per la valorizzazione innanzitutto del nostro territorio. Dobbiamo farlo conoscere di più, e questi sono eventi e appuntamenti come le corse sul Matese, come altri eventi che mettono in luce i nostri borghi antichi. Ecco, sono tutti avvenimenti che cercano di attirare i turisti e far conoscere le bellezze di una natura incontaminata. Noi questo possiamo dare, non abbiamo il mare ma abbiamo una meravigliosa montagna, un'ospitalità veramente sui generis, e abbiamo sicuramente una comunità molto accogliente. Quindi i turisti si possono sentire veramente a loro agio. Si inserisce in un percorso che abbiamo avviato un anno fa, e devo essere sincero, ricordo questa iniziativa già lo scorso anno perché fu la prima alla quale partecipai come neopresidente del Parco Regionale del Matese. Ebbene, dopo un anno posso dire che se non ci fosse stata quella iniziativa a tenere un po' unito tutto il territorio, noi non avremmo fatto tutto quello che poi tutte quelle iniziative che si sono organizzate in quest'anno. Ebbene, può essere sicuramente un'occasione di straordinaria importanza per sviluppare un turismo consapevole di quello che è un territorio
territorio ricco, anzi ricchissimo, e soprattutto questa attività, questo sport è un qualcosa di bello e straordinario che va comunicato, va secondo me anche portato come buona pratica in altri territori della regione Campania. Prima di essere presente a questa iniziativa ho incontrato i colleghi presidenti delle aree protette e dei parchi della regione Campania e ho dovuto abbandonare il tavolo e la riunione proprio per partecipare a questa iniziativa, e quando gli ho detto dove andavo alla conferenza stampa del Rally del Matese sono rimasti tutti sorpresi e mi hanno chiesto proprio delle informazioni per organizzarla anche nei loro territori. Quindi questa, come spesso si sta verificando in questo territorio, è una buona pratica. Il Rally del Matese è una buona pratica che va valorizzata ancora di più e merita un'attenzione proprio perché siamo ormai già parco nazionale. Come ogni anno, ormai sono 7 anni che facciamo questa manifestazione, e il rally insieme ad altre manifestazioni sportive è una delle manifestazioni più belle e importanti che c'è nel territorio e che non è solo per gli appassionati dello sport, ma è anche un momento di orgoglio per noi e motivo di attrattore turistico, perché ogni qualvolta si fa una manifestazione in una delle zone più belle del Matese, in questo che è il Parco Regionale del Matese, abbiamo l'obbligo di far vedere e far conoscere queste location che sono straordinarie, perché io le definisco sempre la piccola Svizzera dell'Appennino meridionale, e quindi orgogliosi anche per quest'anno di poter ospitare questa bellissima manifestazione.